Accidenti, è difficile fare l'uomo primitivo. Quella terra sconosciuta, con la sua giungla rigogliosa, aveva il fascino inquietante della natura intatta. L'uomo probabilmente non ci aveva mai messo piede e nessuno l'abitava. Le armi per la caccia furono i primi arnesi che riuscimmo a fabbricare, proprio come l'uomo primitivo. Ed Herbert era entusiasta di rivivere così in prima persona il lungo cammino del progresso umano. Non gli do torto. Era certo più divertente che studiarlo a scuola, nonostante i pericoli indubbiamente maggiori. Top! Ed ecco improvvisa la ricomparsa di Top. Avvertiti da Nab, accorremmo. E il cane partì di corsa come invitandoci a seguirlo. Si accendeva in noi una speranza assurda. Ma su questa spiaggia ho già guardato dappertutto, fino alla grotta laggiù. E allora quelle orme sono le tue? Non credo, è passato troppo tempo. Ma andiamo a vedere, no? Su, avanti. Signor Spilett, che diavolo le è successo? Dove è andata a finire Nab? Non so, non ricordo niente. Solo una luce, una gran luce là in alto. Sono stato come folgorato. Non è strano, con questo caldo. Sarà stato certamente un colpo di sole. Sì, deve essere così, è stato un colpo di sole. Ce la fa a camminare? Posso provarci. Si appoggi a me. Grazie. E adesso preoccupiamoci di ritrovare Nab. Finsi di credere alla storia del colpo di sole per non allarmare gli amici, ma mi convinceva poco. Sentivo come qualcosa nell'aria. Non so, qualcosa di strano. Sono ancora lì fuori? Credo proprio di sì. Aspettano una nostra mossa sbagliata. E anche noi. Tom, vieni. Su, andiamo. Torna subito qui, cosa vuoi fare? Sei impazzito? Voglio chiedere aiuto agli unici che ce lo possono dare. Fermati! Attento! Dov'è Herbert? È andato a chiamare gli sconosciuti. Convinto che quelli verranno in nostro aiuto. Hanno ferito la nostra scimmietta. Vado a prenderla. Non dimenticherò mai lo sguardo umano della povera scimmia che, morendo, sembrava domandarmi il perché di tanta inutile crudeltà da parte degli uomini. Vostro!
nessuno di noi dormì quella notte. Poco dopo l'alba improvvisa, una scossa di terremoto fece tremare tutta l'isola. Aiuto! Uscimmo in perlustrazione. Dei pirati pareva scomparsa ogni traccia. Dovevano essere tutti fuggiti sulla loro nave pieni di paura. Ma che ne era di Herbert? C'era nell'aria una calma innaturale e fumi e vapori stavano ad indicare un risveglio del vulcano. Qualche grossa crepa si era aperta sui fianchi dell'isola e noi sapevamo che era lì, nelle profondità della terra, che dovevamo cercare i misteriosi abitanti. Fu così che ci trovammo di fronte ad uno spettacolo incredibile. Una strana nave, mezza sommersa, affiorava dal mare in fondo ad una lunga grotta rischiarata da una luce innaturale. E lontanissima si sentiva una voce di donna che cantava. Buono? Buono, Tom. Come siete riusciti ad arrivare fin qui? Se siamo qui abbiamo buoni motivi. Dove è finito Herbert? Parlo, Tom. Herbert sta bene, ma adesso siamo tutti in pericolo. Qualche pirata potrebbe avervi seguito. Non sono vostri amici? Non è il caso di fare dello spirito. Bisogna prendere subito delle precauzioni. Fermo, ti sparo! Sei diventato matto, Pencroff! Ma non capite. Guardate, guardate le finestre. Siamo sul fondo del mare. È l'organo, come racconta quella ballata. Siamo a bordo del Nautilus e quell'uomo è il capitano Nemo. Sì, quello che ha detto è vero. Venite, seguitemi. Vi porterò dal ragazzo. Ma che razza di macchina ha? E quale energia riesce a imprimere loro tanta forza? L'energia del futuro, Smith, che solo io conosco. Come vedi, Pencroff, il diavolo non c'entra niente in tutta questa storia. C'è poco da sfottere, l'unico che ha sempre creduto nel Nautilus sono stato io. Devo dire comunque che è tutto talmente fantastico che mi sembra di vivere in un'altra dimensione, come se sognassi. Ma purtroppo dobbiamo ritornare alla realtà. E la realtà sono quei maledetti pirati là fuori che ci minacciano.
La spaccatura nella roccia è molto larga, ma la cosa peggiore è che il terremoto ha fatto franare parte dello sperone che era l'ingresso della grotta, bloccando così ogni possibilità di uscita. A meno che non si studi il modo di aprire un varco con la dinamite. No, questo è impossibile. Perché? Non è impossibile. Sono sicuro che l'ingegner Smith ci riuscirà. Il Nautilus non abbandonerà mai quest'isola. Ragioni, capitano. Allora non è servito a niente. Non avete capito niente. Se abbandonassi quest'isola, finirei tra le mani dei cosiddetti popoli civili. E cosa ne farebbero di tutto ciò che ho inventato pensando al bene e al progresso del mondo? Che cosa ne farebbero se non usarlo per distruggere e uccidere? Come ho fatto anch'io. Ecco a che cosa servirebbe. E non voglio che questo si ripeta. Il mare è fantastico, Herbert. È un universo dove non si è mai soli. È l'unico posto che resta in cui l'uomo può ritrovare il senso dell'infinito. È la vita stessa. Tutto è cominciato nel mare e tutto finirà col mare. E io desidero solo questo. Riposare per sempre nel silenzio di questa profondità. È in piena eruzione. L'isola è condannata. Il Nautilus sarà la mia tomba. Adesso andatevene. Ogni istante che passa il pericolo aumenta. L'unica cosa che potete fare per me è lasciarmi solo. Addio, Capitan Nemo. Addio. Venimmo ripescati in mare molti giorni dopo. Eravamo sfiniti e stupiti. Tutto quello che avevamo vissuto era talmente fantastico che a parlarne avevamo paura d'essere presi per matti. Chi poteva credere a Capitan Nemo, al Nautilus e a quell'isola misteriosa? Ma a noi tutto questo è capitato davvero. O almeno, credo.